Dal Movimento 5 Stelle di Pescara in Consiglio Comunale una mozione per le periferie, appunto, della città di Pescara. Cosa chiedete nello specifico? Sì, abbiamo appunto presentato questa mozione che è stata votata all'unanimità dal Consiglio Comunale per concentrarci, per destinare più fondi possibili alla priorità delle priorità che deve essere appunto Fontanelle, il quartiere di Via Caduti per Servizio a Pescara. Il Comune parteciperà al bando nazionale per la riqualificazione delle periferie. E abbiamo quindi chiesto con questa mozione che il Comune attivi un progetto specifico proprio per questa zona, per questo quartiere, in particolare nell'ambito sociale, cioè per lavorare sulle persone che vivono a Fontanelle. Quindi per attivare delle attività diurne come dei laboratori didattici, attività per le donne, centri di ascolto antiviolenza o comunque per rendere queste persone operative a livello lavorativo. Quindi si può trattare di corsi per le sartorie, per il cucito, attività per gli anziani, attività sportive che possono sfruttare la palestra che è stata inaugurata proprio qualche giorno fa e poi ovviamente lavori sociali. Il Comune è qui a disposizione dei locali che potrebbero ospitare appunto queste associazioni e questo tipo di attività. E inoltre, oltre a questi aspetti un po' più sociali di attività, dedicare questi soldi, quindi riuscire ad avere quei fondi disponibili per la sicurezza e quindi per l'installazione di telecamere e anche per una postazione fissa della polizia. Quindi un insieme di azioni che non vanno solo a livello strutturale, quindi che non lavorano solo sugli edifici, che è comunque parte della nostra richiesta, ma un'azione improntata sul sociale, su una riqualificazione vera di una zona che soffre da troppo tempo.